Il Papa ad Assisi: serve una nuova economia che ascolti il grido dei poveri e della terra. Francesco si è rivolto ai giovani imprenditori dicendo loro: conto su di voi. Domani gli italiani chiamati a eleggere 600 rappresentanti in Parlamento. Si vota dalle 7 alle 23 ponendo una croce o sul simbolo del partito o sul nome del candidato. Non è ammesso il voto disgiunto. Camminare insieme vicino, facendosi prossimi uno con l'altro. L'invito di Don Gian Emanuele Muratore alle comunità di San Bartolomeo della Ginestra e San Pietro di Riva a Sestri Levante. Oggi l'ingresso accompagnato dal Vescovo. Inaugurato a Rapallo il primo Opportunity Shop. Il locale è dedicato alle famiglie in difficoltà economiche e ai senza fissa dimora. Il Vescovo ha sottolineato l'aumento della povertà sul territorio. Il porticato Brignardello è tornato ad ospitare la cena di solidarietà. CIV, Comune, Accademia del Turismo e Corpo Bandistico Città di Lavagna insieme a sostegno delle famiglie bisognose. Dall'archivio storico di Chiavari le testimonianze dei personaggi illustri ospitati nei palazzi chiavaresi in occasione delle giornate europee del patrimonio, illustrato il frutto della ricerca. Buonasera ai telespettatori di Tigulio Oggi. Un'altra economia non è un'utopia. È la sintesi del patto siglato oggi ad Assisi da Papa Francesco e da una delle più giovani fra gli economisti, imprenditori e imprenditrici che hanno preso parte al Summit internazionale The Economy of Francesco, voluto dal Papa e celebrato quest'anno per la prima volta in presenza. L'attuale situazione mondiale richiede nuovi paradigmi economici. Sentiamo. Siamo uniti tutti. Nell'ultimo atto di Economy of Francesco ad Assisi, il Papa ha incontrato i giovani economisti e imprenditori provenienti da 120 paesi del mondo che hanno partecipato all'evento e li ha esortati a proseguire nel cammino avviato che sta portando frutto. L'attuale situazione mondiale richiede nuovi paradigmi economici che mettano al centro i poveri, l'ambiente e il lavoro. Ideali e valori devono trovare concretezza e farsi carne. Queste le raccomandazioni del Papa. Oggi già quasi parlare di economia sembra cosa vecchia. Oggi si parla di finanza, sai, e la finanza è una cosa acquata, una cosa gassosa, non la si può prendere. State attenti a questa gassosità delle finanze. Voi dovete riprendere l'attività economica delle radici umane, come sono state fatte. I giovani non sono qualcosa che verrà, sono già oggi, ha osservato Francesco, che ancora una volta ha insistito sulla necessità di un'alleanza fra sviluppo e ambiente. Non basta fare il maquillage, bisogna mettere in discussione il modello di sviluppo. La situazione è tale che non possiamo soltanto aspettare il prossimo summit internazionale, che può essere, che può non servire. La terra brucia oggi. Ed è oggi che dobbiamo cambiare a tutti i livelli. Il Papa è tornato a mettere in relazione sostenibilità ambientale e sociale, invocando diritti per gli scartati e per le donne, ma raggruppando poi tutte queste istanze sotto l'unica vera grande domanda, quella di un senso e di un significato. La fragilità di molti giovani deriva dalla carenza di questo prezioso capitale spirituale. Io vi dico, voi avete un capitale spirituale? Ognuno si risponda dentro. Un capitale invisibile, ma più reale dei capitali finanziari o tecnologici. C'è un urgente bisogno di ricostituire questo patrimonio spirituale essenziale. La tecnica può fare molto, troppo, può fare molto. Ci insegna il cosa e il come fare, ma non ci dice il perché. Quindi c'è stata la firma del patto dei giovani che si impegnano a vivere un'economia a servizio della persona, un'economia guidata dall'etica che, ha ricordato il Papa, non è un'utopia. Grazie. Adesso Papa Francesco e Lili, che è una delle più giovani delle ragazze, firmeranno il patto che abbiamo appena letto. E
E avremo modo di rivedere questo momento del Papa insieme ai giovani economisti ad Assisi questa sera su Telepace 1 al canale 12 a partire dalle ore 21. Mentre domani mattina, sempre su Telepace 1 al canale 12 a partire dalle 8.45, seguiremo la visita di Papa Francesco a Matera in occasione della chiusura del 27° congresso eucaristico nazionale. Matera aspetta domani mattina il Papa, leggiamo sul sito di Vatican News, che chiuderà con la messa nello stadio cittadino la 27esima edizione del Congresso Eucaristico Nazionale. Nella città dei Sassi, capitale della cultura, nel 2019 sono riuniti circa 800 delegati provenienti da 166 diocesi in Italia e un'ottantina di vescovi. 4 giorni di preghiera e riflessione sulla centralità dell'Eucaristia nella vita cristiana e sociale. Sul tema torniamo al gusto del pane per una Chiesa Eucaristica sinodale. L'incontro è promosso dalla Chiesa italiana e dalla diocesi di Matera Irsina. Voltiamo pagina, parliamo adesso del meteo. Prosegue l'allerta gialla, siamo in allerta gialla, è stata prorogata per quanto riguarda il Levante e terminerà domani mattina alle 10, solo sul settore C è la nuova decisione presa da ARPAL in virtù dei temporali che interessano nelle prossime ore la regione. L'allerta gialla invece termina oggi alle 21 su Genova e alle 24 sul settore E del Val d'Aveto. A Genova questa mattina sono caduti 66 mm di pioggia, a Bolzaneto dove si sono verificati piccoli allagamenti e 55 mm in zona Fiumara. E domani si vota dalle 7 alle 23 per eleggere i rappresentanti nel Parlamento. Alla Liguria saranno assegnati 5 senatori e 10 deputati. Cerchiamo di capire come si vota. Agli elettori e alle elettrici domenica verranno consegnate due schede, una per l'elezione dei deputati e l'altra per l'elezione dei senatori. In ciascuna scheda saranno indicati i nomi dei candidati per i collegi uninominali e sotto ciascun nome i partiti della coalizione che li sostengono. I partiti e le coalizioni esprimeranno i loro candidati se raggiungeranno la soglia di sbarramento. Chi si ferma sotto non ottiene seggi. La soglia è stabilita al 3% per i singoli partiti e al 10% per le coalizioni. In ciascuna scheda troveremo indicato i nomi dei candidati per i collegi uninominali, quindi avremo nome e cognome del candidato per il collegio uninominale e sotto ciascun nome di candidato per uninominale troveremo indicati quelli che sono i partiti della coalizione che sostiene il candidato all'uninominale. Possiamo esprimere il nostro voto in diverse maniere, tutte valide. La prima maniera può essere quella di mettere la X sul simbolo del partito a cui vogliamo dare la nostra preferenza. In questo caso il nostro voto va a quel partito per quel che riguarda la parte proporzionale, mentre va in automatico, viene attribuito il nostro voto al candidato della coalizione che fa parte quel partito per quanto riguarda l'uninominale. Quindi la prima modalità è mettere la X solo sul partito. La seconda modalità è mettere la X solo sul candidato per l'uninominale e in quel caso ovviamente il nostro voto va al candidato per quel che riguarda l'attribuzione del seggio uninominale. Per quel che riguarda invece la parte proporzionale, il nostro voto viene ripartito, viene attribuito alle liste che compongono la coalizione in misura proporzionale ai voti che hanno preso in quella circoscrizione. È possibile anche per chi vuole fare una cosa più precisamente mettere sia la X sul simbolo del partito sia la X sul candidato uninominale, però attenzione, non è possibile mettere una X su un candidato per l'uninominale e su un partito di una coalizione diversa rispetto a quella che sostiene quel candidato, cioè non è ammesso il cosiddetto voto disgiunto, per cui se voi mettete una X su un candidato e una X su un partito di un'altra coalizione, la scheda è nulla e quindi il voto è perso. Politica amministrativa, lunedì iniziano i lavori per risanare le condotte idriche e fognarie lungo un tratto di 400 metri fra Paraggi e Portofino, in particolare nell'ultima parte che collega Paraggi al depuratore di Santa Margherita Ligure. Il cantiere inizierà dal depuratore, lato Santa Margherita, e avanzerà verso Portofino fino alla spiaggia di Punta Pedale. Verrà sistemato un semaforo, i lavori dureranno 2 mesi e saranno ultimati entro Natale. A gennaio, nell'arco di 15 giorni, verranno poi installati gli ultimi allacci e
verrà al collaudo, la strada verrà riasfaltata entro Pasqua. Una settimana più tardi, il 3 ottobre, sarà aperto un altro cantiere a meno di un chilometro. Si tratta di interventi di consolidamento della strada 227 lungo il tratto di 360 metri. Eurobuilding, incaricata dei lavori, installerà anche in questo caso un semaforo e inizierà da Santa Margherita per procedere verso Portofino. In sostanza, alla fine, tutta la nuova tratta idrica e fognaria che collega Paraggi al depuratore sarà completata e sarà ultimato anche il consolidamento della strada. Chiaramente sono prevedibili disagi, ma i tempi sono stati scelti per garantire un ripristino definitivo della strada entro la primavera. È convocato per martedì 27 settembre dalle 19.30 al Consiglio Comunale di Chiavari, 9 i punti all'ordine del giorno, mentre è convocato per giovedì alle 19.30 il Consiglio Comunale di Cogorno all'ordine del giorno 3 punti, tra cui l'approvazione dei lavori di somma urgenza conseguenti alla violenta grandinata del 18 agosto. Si voterà poi l'autorizzazione all'assunzione di un mutuo per i lavori di ripristino e messa in sicurezza di un tratto della viabilità in via della Madonnetta. La pagina diocesana adesso. Questo pomeriggio il Vescovo De Vasini ha accompagnato Don Gian Emanuele Muratore all'incontro con le comunità a lui affidate, San Bartolomeo della Ginestra e San Pietro di Riva, entrambe nel comune di Sestri Levante. La giornata di pioggia non ha frenato la partecipazione. Da parte del sacerdote l'invito alle nuove comunità, quello di incontrarsi e iniziare un cammino di condivisione insieme. Sentiamo. Io vorrei che da stasera partissero, come dire, tanti cammini, quanti siete voi, quanti sono i parrocchiani, di progressiva vicinanza. Camminare insieme vicino, facendosi prossimi uno con l'altro e mettere al centro le persone che vivono questa fetta di territorio. Ha scelto l'immagine della Trinità che serve l'uomo, Don Gian Emanuele Muratore, oggi nuovo parroco delle comunità di San Bartolomeo della Ginestra e San Pietro di Riva Trigoso a Sesti Levante e da febbraio anche di Santa Sabina di Trigoso. Tre comunità come sono tra i vertici dell'icona che è stata consegnata ai fedeli che numerosi hanno accompagnato insieme al Vescovo, Monsignor De Vasini, ai tanti confratelli e alle autorità civili e militari l'ingresso del sacerdote nelle parrocchie. La giornata di pioggia non ha frenato la partecipazione. Originario della vicina parrocchia di Sant'Antonio, per Don Muratore un ritorno a casa, ma anche un nuovo cammino che inizia nel segno dell'affidamento e della condivisione. Nella vicinanza si assapora il paradiso, ecco, tra noi e col Signore. E poi certamente anche tra le comunità, ecco, camminare insieme anche tra parrocchie. Questa sfida si farà concreta nel condividere tre parrocchie prima distinte e adesso in un unico ambito pastorale. Tre parrocchie con due parroci in questo momento, io e Don Enzo e Don Simone con noi, e poi da febbraio assumerò anche Trigoso come parrocchia. Don Enzo resterà però in questo gruppo con cui appunto vogliamo provare a camminare insieme. È appena arrivato, però lo sentiamo già comunque un nostro fratello. Abbiamo avuto dei contatti in questi giorni con lui e ci fanno bene sperare in un rapporto di collaborazione vera, di amicizia e di stima che sono sicura che crescerà. Dopo la celebrazione eucaristica, la festa della comunità è proseguita nel salone parrocchiale. È una bella novità, anche se abbiamo salutato Don Mauro, Padre Florence, con difficoltà, è sempre una gioia quando qualcuno di nuovo arriva in parrocchia ed è bello accoglierlo con tutta la festa. Trova tanti giovani, una struttura, anche l'oratorio, che comunque raccoglie, condivide esperienze. Cosa gli chiederete adesso? Beh, in realtà innanzitutto di conoscerlo, di stare in mezzo a noi e poi di vivere insieme a noi la festa che è prossima, in modo da condividere un momento forte e conoscerlo meglio. E si è svolta invece questa mattina a Rapallo l'inaugurazione del primo op shop del territorio. Cos'è? Un negozio di beneficenza a sostegno di persone e famiglie in difficoltà economica e senza fissa dimora. Il Vescovo ha benedetto i locali. L'iniziativa è una prima risposta, ha spiegato, di fronte alla crescente povertà. Siamo andati a vedere. Dopo Roma e Milano, quello di Rapallo è il terzo op shop d'Italia. Lo dice con orgoglio la presidente della Consulta del Volontariato all'apertura del negozio solidale di Corso Matteotti 60. I vestiti sono stati tutti donati. Abbiamo deciso, proprio perché per dare valore ai capi donati, di selezionarli in due, come dire, stand. Uno è offerta libera per dare il giusto valore a chi lo riceve
e l'altro invece un'offerta adeguata, perché ci sono dei capi veramente molto molto belli. Un guardaroba che sembra uno showroom, ma che offre vestiti a persone in difficoltà economica e senza fissa dimora. Tappare un sorriso a quella mamma, a quel bambino che magari non possono, per questioni di fragilità economica, cosa che accade a molte persone, a noi tutti in questo brutto periodo, poi aiutare le persone, tutti quanti. I locali sono stati visitati e benedetti dal vescovo De Vasini, che ha lodato l'iniziativa. In un tempo in cui esclusione sociale e povertà sono in crescita, proprio nel Tiguglio, ha spiegato, l'op shop è una bella risposta di solidarietà e ascolto. Tante volte in realtà sono vicine ma non ce ne accorgiamo, ci passiamo accanto oppure ne conosciamo superficialmente, quindi credo che, come dire, innanzitutto l'invito è quello di mettersi in ascolto. Poi vi sono tante forme di povertà, ecco, di difficoltà e anche di emarginazione, ecco, che vanno ascoltate. I locali saranno aperti alcuni giorni alla settimana e gestiti dai volontari. Siamo una decina che ci occupiamo della gestione, appunto, del riciclo. Abbiamo una sarta, abbiamo una camiciaia, abbiamo una persona che ci stira le cose, però tutto in forma di volontariato. Associazioni e realtà di Rapallo si stanno già mettendo in rete per dare una mano nella gestione della bottega. È un appello che faccio, ho bisogno di guardaroba, di abbigliamento, di monili e di volontari. Nella chiesa del Sacro Cuore di Santa Margherita a Moconesi Basso domani si celebra la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Alle 10:30 la messa sarà presieduta da Padre Luca Bucci. Alle 17:00 il canto dei Vespri, la riflessione e la processione con la benedizione eucaristica presiede prete Rinaldo Rocca. Alle 18:00 lunedì invece la Santa Messa in suffragio di tutti i defunti celebrata da Don Emilio Iozzelli. E dopo un periodo di stop forzato, il CIV di Lavagna è tornato a proporre la cena di beneficenza al porticato Brignardello. Nonostante le temperature nettamente più fresche, numerosi partecipanti hanno potuto assaporare le pietanze servite dagli studenti dell'Accademia del Turismo e allietate dalle note del Corpo Bandistico Città di Lavagna. Una serata ben riuscita, tanto coinvolgimento. Assolutamente sì, siamo felicissimi, siamo proprio veramente contenti della risposta dei cittadini che hanno prenotato numerosissimi, anzi al di sopra di qualsiasi aspettativa. Siamo molto contenti che si sia ricreata questa serata in una chiave, diciamo, più fine, più elegante, con una proposta gastronomica davvero molto raffinata. Siamo qua con i ragazzi del secondo e del terzo anno del corso operatore della ristorazione, che hanno proprio capito e hanno amato la possibilità di poter fare qualcosa con le loro mani, perché loro, quando partecipano a questi eventi, che possono proprio vedere la soddisfazione, la felicità delle persone con cui operano, è lì che loro scoprono la loro passione e sono contenti di partecipare a questi eventi e di lavorare con noi. La musica è un po' la novità di questa serata. Sì, ci siamo messi insieme, noi, l'Accademia del Turismo e il CIV, Centro Storico di Lavagna, abbiamo realizzato questa serata con l'intento, appunto, di partecipare e contribuire anche noi a fare un qualche cosa di buono. È stata una bella sorpresa che gli organizzatori hanno voluto devolvere, diciamo, i proventi ricavato di questa serata per le opere caritative delle parrocchie di Lavagna. E questo l'ho sentito un bel segno, nel senso che probabilmente si è sparsa la voce che comunque il nostro centro di ascolto e il centro di distribuzione della Caritas è molto attivo qua a Lavagna, ed è importante che non sia soltanto diciamo la comunità cristiana che si fa carico, diciamo, dei bisogni dei fratelli e delle sorelle, delle famiglie soprattutto, ma che sia un'attenzione di cui si fa carico un po' tutta la città di Lavagna. Ed è bello che questa serata sia un po' l'espressione di una città che si fa carico delle famiglie più povere. Da domani sino al 29 settembre si svolgono all'Opera Madonnina del Grappa, Sestri Levante, le giornate di spiritualità sul tema Siamo tutti pellegrini in questo mondo. Le meditazioni saranno guidate da Padre Attilio Fabris, monaco dell'Abbazia di Sant'Andrea a Borzone. L'iniziativa è aperta a tutti, il programma delle giornate prevede la recita delle lodi alle 8, la meditazione e la Santa Messa alle 11, dopo il pranzo la meditazione alle 16, seguita alle 18 dall'adorazione eucaristica e dal vespro. Prenotazioni, informazioni al centro di spiritualità Padre Enrico Mauri di Sestri Levante, oppure chiamando al numero 0185 45 71 31.
E dall'archivio storico recuperato recentemente dal comune di Chiavari stanno emergendo notizie preziose che testimoniano la presenza di palazzi chiavaresi individuati per ospitare personalità importanti del passato in visita nel borgo, come accadeva anche nell'antica Repubblica di Genova. In occasione delle giornate europee del patrimonio, questa mattina sono stati illustrati i primi dati emersi. Vediamo. Che sorpresa è emersa dal lavoro che avete fatto nell'archivio storico di Chiavari? I ricercatori stanno cominciando a far emergere quello che è tutto il tesoro che è contenuto dentro questo archivio, tra cui questi registri di deliberazione del comune da cui sono emersi gli elenchi dei palazzi che erano utilizzati alla maniera di quelli di Genova per ospitare personaggi illustri in visita a Chiavari. Ma quali sono i palazzi nobiliari di Chiavari che si legano un po' anche alla storia di Genova, come i Rolli Dei di cui stiamo parlando? Erano i palazzi che noi conosciamo come i più antichi e più belli, quindi l'attuale Palazzo Rocca, all'epoca, parliamo dell'inizio del Seicento, era Palazzo Costa Guta, i palazzi dei Ravaschieri lungo la via Ravaschieri, piazza San Giovanni, via Raggio, i palazzi dei Rivarola. Va detto che negli elenchi che abbiamo trovato sono enumerati anche altri palazzi di difficile localizzazione, ovviamente la ricerca andrà avanti. Ecco, in un flash ricordiamo che cosa sono i Rolli Dei, questa iniziativa, che cos'è e perché è importante sapere questo anche per Chiavari. L'incontro di oggi si inserisce nelle giornate europee del patrimonio e naturalmente più patrimonio di così, noi abbiamo recuperato i palazzi deputati agli ospitaggi, cioè ad ospitare personalità, e li abbiamo quindi già quelli sono un patrimonio e li abbiamo recuperati attraverso le fonti d'archivio, quindi è proprio patrimonio a 360 gradi. Quando parliamo di personalità, ad esempio chi? In periferia, quantomeno per gli anni che per ora abbiamo preso in considerazione, cioè 1628-1629, in periferia arrivano sì personaggi di un certo livello, ma di secondo livello. Per esempio i commissari, cioè alti funzionari, mandati dalla Repubblica di Genova per determinate funzioni. Sister Blandina, le avventure di una suora dalla Liguria al Far West. Mercoledì 28 settembre alle 18 nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, Massimo Minella, giornalista e scrittore, proporrà il suo racconto con Daniela Suzzi e le musiche di Franco Piccolo alla fisarmonica. Maria Rosa Segale aveva 4 anni quando nella metà dell'Ottocento insieme alla famiglia emigra negli Stati Uniti lasciando Cicagna per Cincinnati in Ohio. Qui conobbe le suore della carità diventando Suor Blandina. A 22 anni partì sola in un'avventura che la condusse fino al Far West, una scelta di emancipazione femminile per compiere la propria missione sempre dalla parte degli ultimi e di chi viveva ai margini della società. Suor Blandina, serva di Dio dal 2014, è venerata negli Stati Uniti, paese che le ha dedicato libri, fumetti e serie televisive. Adesso nella nostra agenda gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Domenica 25 settembre, in occasione delle giornate europee del patrimonio, sono molti gli appuntamenti in programma. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 sarà possibile visitare le sale del Castello Cinquecentesco, il museo dedicato a Camillo Sbarbaro e Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Alle 14.30 in salita Bertora, posteggio accanto al cimitero di San Siro di Struppa, parte l'escursione lungo l'acquedotto storico di Genova, percorso della durata di 1 ora e mezza. Alle 15.30 visita guidata al centro storico di Moneglia con le guide del Centro di Educazione Ambientale del Tiguglio Orientale, con un approfondimento dedicato ai personaggi che l'hanno popolata, partenza dal Palazzo Municipale. Sempre per le giornate europee del patrimonio, dalle 17 apertura straordinaria dell'Oratorio dei Disciplinanti di Moneglia con il concerto della pianista Claudia Vento alle 21.15. Il gruppo FAI Giovani di Genova propone un tour nel centro storico della città con partenza alle 16 da Piazza Fontane Marose. Per tutto l'arco della giornata, tipicamente Chiavari porta in via Rivarola le bancarelle dei produttori di eccellenze gastronomiche liguri e non solo. Alle 17.30 all'Auditorium San Francesco l'evento collaterale Eva, spettacolo di Gianni Masella liberamente tratto da Il diario di Eva di Mark Twain, interpretato da Mariella Speranza e Valeria Puppo. E per tutto il giorno nella piazzetta pedonale di via Roma a Rezzo Aglio sarà allestita la mostra micologica organizzata dall'associazione Bresadola e dal gruppo Grasso di Rapallo. Alle 9.30 davanti allo yacht di Santo Stefano d'Aveto parte l'escursione con le guide di Meraviglie d'Aveto al Monte Ragola e al Lago Bino, pranzo al sacco, rientro alle 17.
Puliamo il Mondo fa tappa al Lago di Giacopiane con ritrovo e inizio della manifestazione alle 10. Ricordiamo che dalle 10 alle 12 è possibile visitare le sale del Museo Diocesano in Piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Proseguono gli eventi collegati alla mostra allestita nella Galleria Grasso di Chiavari da Tiguglio Photo Forum. Alle 17.30 Alberto Terrile parlerà delle storie dietro ai volti. La mostra si può visitare dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Perse Fassa di Yannick Xenakis sarà eseguito nel chiostro del Museo Diocesano di Genova alle 17.30 da Zaun Percussion, ensemble che raggruppa alcuni dei migliori giovani percussionisti europei. Per i concerti di Sibelius Festival, alle 18 nella chiesa di San Lorenzo della Costa a Santa Margherita Ligure, Dario De Stefano eseguirà brani di Sibelius, Bach, Ermirio e altri ancora in un recital di cello. La luce di un gesto, l'iniziativa di solidarietà che da anni contribuisce a sostenere progetti locali ed internazionali, torna a Sestri Levante. L'associazione Civitas Humana propone una cena solidale che inizierà alle 19 alla Sciamadda dei Vinaceri Ballerini in via 25 aprile. Siamo alla pagina dello sport, è finita 0-0, la quinta giornata di campionato, la partita tra Gubbio e Virtus Entella, giocata questo pomeriggio a Gubbio, reti inviolate, un punto guadagnato per i biancocelesti in trasferta che fermano così la striscia di risultati negativi delle ultime due partite. Ed è ripartita ufficialmente invece la stagione del Lavagna 90, sia per la pallanuoto con mister Andrea Martini che ha iniziato gli allenamenti per un gruppo che vede tante conferme rispetto alla passata stagione, sia per il nuoto con la società e i suoi atleti reduci da una passata stagione ricca di soddisfazione e traguardi conquistati. Anche in questo caso è ripresa la preparazione nella piscina del Parco Tigullio. Sentiamo. E abbiamo ripreso con molto entusiasmo, ne veniamo da un ritiro che abbiamo fatto a Piombino, dove abbiamo fatto piscina e mare e attività a secco, e ora siamo di nuovo qua nella nostra vasca che adoriamo tantissimo, ci piace tanto e speriamo di continuare qua ancora per tanto tempo. Da questa stagione cosa ti aspetti? Anche se siamo appena all'inizio, primi allenamenti. Beh, sicuramente che il gruppo rimanga unito prima di tutto, e in secondo luogo naturalmente sarebbe un stupido a non pensarlo che vengano i risultati come sono venuti l'anno scorso, anche meglio dell'anno scorso. È stata una stagione, come diceva Marco, intensa però soddisfacente dal punto di vista dei risultati, e quest'anno una stagione dove bisogna ancora migliorare. Ma guarda, sinceramente è inutile che ripeta tutto quello che ha già detto Marco, però vi dico che senz'altro tra di noi e con la squadra c'è una grande sinergia, e anzi devo dire che oltre al gruppo degli agonisti abbiamo anche un gruppo di master che adesso la settimana prossima inizieremo l'attività, e speriamo con tanto entusiasmo anche con loro di fare i risultati che abbiamo fatto l'anno scorso con i campionati italiani, i campionati regionali e via di seguito. Ed è tutto per questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna lunedì mattina alle 7.30 con il nostro TG Rassegna Stampa. Continua comunque in queste ore sul nostro sito teleradiopace.com e il canale Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.